Ariete, siete in gran forma e battaglieri, forse meno instabili mentalmente, e gli occhi sono puntati sulla sfera sentimentale e sul vostro benessere personale. Avrete soddisfazioni. Toro, la luna nemica disturba l'umore, ma avete dalla vostra parte Sole e Mercurio, che infondono appagamento e vitalità. La mente è attiva e cerca i contatti, le comunicazioni. Gemelli. È vero che Saturno opposto genera ancora blocchi e insoddisfazioni, ma un cielo astrale così positivo come quello attuale fa superare le difficoltà con grinta e vivacità. L'amore è un punto di forza. Cancro. Si allenta qualche tensione, ma ancora siete un po' indecisi in amore. Anche le relazioni consolidate necessitano di chiarimenti. Forse avvertite più profondo un senso di solitudine. Leone. Oggi è meglio evitare il confronto con gli altri. Avete le idee disordinate e il buon umore vi abbandona. Reagite con la vostra solarità a situazioni incerte. Riorganizzatevi e andate oltre. Vergine. Si riaprono alcune questioni di lavoro ed economiche. Siete alla ricerca di conferme che non tarderanno ad arrivare. Per adesso frenate i pensieri ansiogeni. Bilancia. In questo periodo vi trovate immersi in problematiche sentimentali che portano in superficie disagi finora celati. Siete determinati e aperti ad ogni soluzione. Scorpione. Alcune dissonanze astrali provocano una fase di basso tono vitale. Non trovate le giuste armi per combattere le vostre lotte. La sintonia con gli altri è scarsa. Rilassatevi. Sagittario. Godete delle gioie dell'amore. Venere armonica genera voglia di amare, nonostante l'insistenza del richiamo alla libertà che nasce dal vostro spirito, adesso impetuoso e irrequieto. Capricorno. Migliora l'assetto del vostro cielo astrale, che ora consente un maggior rilassamento, anche se il lato sentimentale di coppia risulta un po' contrastato. Acquario. La luna nel segno esalta le emozioni positive, i sentimenti, in un periodo che si propone come meno vitale del solito, con qualche esitazione nelle questioni economiche e di lavoro. Pesci. Sollecitati da alcune configurazioni disarmoniche che vi fanno accusare qualche tensione di troppo, si apre un momento favorevole a trasmettere idee e convinzioni con successo. Buone stelle!